Ciao amici, ciao amiche, benvenuti a Casa Pagani 2.0. Allora, iniziamo subito perché non vedo l'ora di presentarvi gli ospiti di oggi, che più amici per la pelle sono amici per la palla, sono campioni di streaming. Fino a poco tempo fa erano quattro amici al bar o al VAR. Ora qualcosa è andato storto, ma loro due sono rimasti più uniti che mai e con i loro commenti e i loro giudizi dividono tifosi e addetti ai lavori, perché non sono mai né scontati né banali. Ovviamente sto parlando di Lele Adani e Nicola Ventola. Ciao Ludo, benissimo. Ciao Ludo, benissimo. Che bello vederti. È bello, sì, bello. Tanto po' che non ci vediamo. Sì, bello stare qua. Ti ho beccato un po' sì. A Milano. Come stava lui quando l'hai beccato a Milano? Stava. Per stare stava. Esatto, no, aggiornami se c'è qualcosa che non va, fammelo sapere. Te lo faccio sapere, subito ti avviso. Orario di aperitivo va bene. Allora Lele, io ti volevo chiedere, perché ho visto questa tua stories, dove dici di essere fuori dalla questura per appunto estorcere questo concetto di servilismo. Spiegaci un attimo le dinamiche. Hai ragione, qua. No, ma in realtà ero fuori da un ristorante, però come sai benissimo, esatto, quando senti la voglia di comunicare, ogni sì. Situazione è giusta. E quindi, avendo sentito la comunicazione nostra sportiva, inteso del nostro paese qualche giorno prima, non completamente centrata, libera e secondo me non così efficace, ho pensato di inserirmi e richiamare un concetto che noi abbiamo sdoganato in questi anni, che è quello di servilismo. E quindi per accentuare ho simulato una resa con una consegna alla questura, però era ovviamente sarcastico, però quando io poi mi sono visto in home page, Corriere della Sera, Repubblica, mi chiamo il giornalista. Sì, sei stato ripreso. Mia mamma, che è successo a Lele? Si è consegnato? Si è consegnato? Io non l'avevo vista la storia, si è consegnato. E allora ho pensato, forse dobbiamo calare un po', perché l'efficacia a volte va a deviare, però il concetto di servilismo è giusto ogni tanto richiamarlo. Sì, sì, è vero. Tu sei sempre tagliente, dici spesso che non vivi per il consenso, non essendo poi un politico. Assolutamente. Esatto. Giustamente, no? Si cerca di fare le cose giuste e creare interesse, perché poi entri dentro la testa, le coscienze, quindi il cuore delle persone. La gente si appassiona e cerca di prendere una posizione e dare un senso ai propri pensieri. Questo a me piace. Poi durante la domenica sportiva dici, riferendoti poi alla partita Inter-Juve, la differenza la fanno la cultura del lavoro e l'organizzazione del gioco. Sì, perché quando due percorsi cominciano, noi sappiamo che spesso si guarda i risultati e il punto di arrivo, ma quando si comincia tanto tempo prima, molte volte i punti di partenza non collimano, ok? E bisogna valutare questo percorso, no? Le idee, il lavoro quotidiano. Ti stavi riferendo appunto agli allenatori, assolutamente, no? Perché forse. Inzaghi e Allegri hanno cominciato sì. Lo stesso percorso in Inter-Juve e dato che spesso si dice che l'Inter è più forte, io voglio semplicemente dimostrare da dove è partita per diventare più forte, il percorso che ha fatto per diventare più forte. Molte volte si dà per scontato o si vuole alludere, grazie a una comunicazione secondo me non completamente corretta, che la Juve ha giocatori scarsi e l'Inter ha giocatori forti, allora io vi dico da dove sono partite queste due squadre per arrivare a dimostrarlo. E si arriva a scoprire che la verità molte volte non è come ce la raccontano. Come sempre, sì, sì. Tra l'altro. E sempre rimanendo nel tema allenatori, tu invece, Nicola, alla Gazzetta dello Sport dici: in questo calcio moderno gli allenatori fanno la differenza in maniera totale. In maniera totale perché, per esperienza personale, sì. Io lo dico sempre agli allenatori che ho avuto, di non offendersi, non sono stato fortunato ad avere degli allenatori che facevano crescere il calciatore, che badavano più al risultato. È normale che comunque anche il risultato è importante, però per un calciatore la crescita te la dà l'allenatore. Sì, l'allenatore è fondamentale per la crescita del giocatore singolarmente e anche per la crescita della squadra. Dare in questo calcio moderno adesso devi offendere più che difendere, perché comunque se giochi con grosse squadre il gol prima o poi lo prendi, quindi comunque gli allenatori sono importanti. Vedi adesso Thiago Motta, vedi Nicola che arriva all'Empoli, va lì e se le gioca le partite. Ci sono degli allenatori anche di piccole squadre che comunque sono importanti nella mentalità, ma proprio nel gioco in generale. Perché secondo te adesso è più importante la figura dell'allenatore? O l'è sempre stata? Perché tu ti soffermi sul termine moderno? Ma perché è giusto adesso come ci si comportano gli allenatori in questa era, diciamo, più che la nostra. Io di Cooper non posso parlare male, che ho avuto all'Inter, l'ha avuto anche Lele.
perché era uno di meritocrazia, chi stava bene non badava ai nomi, se stavi bene giocavi, però era più per il risultato, non per la crescita, erano schematici, magari avevano solo un sistema di gioco e se li portavi via da quel sistema di gioco andavano in difficoltà. Adesso un allenatore, secondo me, deve essere più eclettico, deve vedere quello che succede magari nel primo tempo per cambiare la squadra nel secondo tempo, dare un'identità di gioco a prescindere da chi affronti. E quindi questo, secondo me, è l'evoluzione del calcio moderno che, ripeto, io personalmente non ho avuto. Io credo che sia un insieme, no? Cioè deve esserci un allenatore bravo nel tirar fuori e nell'esaltare le capacità dei singoli, ma soprattutto dei singoli nel gruppo. Certo. Perché alla fine non è uno sport individuale, no, anzi. Assolutamente, no. Quindi è un lavoro, secondo me, di squadra tra giocatori e allenatori. Certo. E poi volevo chiedervi, visto che siamo a Casa Pagani, cos'è per voi il concetto di casa? Cos'è casa per voi? La casa è un luogo sicuro, è un luogo di privacy, è un luogo di coccole, dove trovi gli affetti, quelli che ti danno l'equilibrio, questo mondo che va veloce, che ci piace anche, certamente, però è secondo me un tempio, un luogo anche di riflessione, di preghiera. Essere a casa vuol dire in vivere pace? Momenti sacri di pace, sì, sì. Dipende anche dal periodo della vita. Sono d'accordissimo con quello che ha detto Lele, però quando in alcuni periodi della mia vita ero solo, sì, la casa ti dava ansia. Mi dava ansia alcune volte. Ah, sì. Sì. Cercavi di stare. E cercavo di uscire, di stare meno possibile. Però quando ho avuto una famiglia, quando ho avuto mio figlio, cioè proprio il luogo sicuro, quando ero più ragazzino, dai miei genitori, poi con la crescita che ho creato una famiglia, proprio la casa, quando sei con le persone giuste, è proprio il luogo sicuro. Invece, per quanto riguarda la vostra poi carriera, qual è stata quella squadra che è stata, si è avvicinata più al concetto di casa per voi, quindi la squadra che vi è rimasta più nel cuore? Io dico il Bari. Il Bari perché ero a casa. Esatto. Cioè, quando nella mia carriera poi, tranne l'esordio in nazionale, sono stato in panchina, ho fatto tutto, però quando tu sogni di giocare in quella squadra, cioè il Bari, e hai 18 anni che fai l'ultimo anno del liceo e lo porti dalla Serie B alla Serie A con 60.000, lì sono proprio a casa e mi sento il re di casa. Quello proprio il mio, era la mia casa. Bari è il mio sogno che si realizza. Guarda, io, Ludo, mi concedo totalmente in ogni contesto, non medio, e vivo la mia essenza, la condivido in tutte le situazioni. Però dico Brescia perché a Brescia sono stato due volte, una dai 20 ai 25 anni, e lì sono cresciuto come uomo e come giocatore. E anche ritornando poi a 30 anni ho scoperto, nel rapporto appunto professionista-uomo, anche una cosa che capita spesso, che è il tradimento. Perché io, per tornare a Brescia, che era stato quel luogo di amore totale, di crescita personale e professionale, rinunciai a tante opportunità, perché uscivo dall'Inter e avevo tante situazioni dove potevo andare a prendere tanti soldi. Tornai a Brescia proprio perché volevo dare gli ultimi sforzi in quel posto dove ero cresciuto. E invece, in un rapporto tra società, squadra, tifosi, molte volte si dice profeti in patria, no? Non esistono. Non si è mai. Tu torni e vieni additato come causa. Sì, non si è mai profeti, sì, sì. Esatto, dei problemi di quel momento, e quindi rimane Brescia sia in un momento bello che in un momento brutto. E visto che hai parlato di tradimento, c'è stato un momento della vostra vita in cui vi siete sentiti traditi in maniera proprio profonda? Restando in ambito calcistico? No, in generale. Sia in ambito calcistico che in ambito di vita privata. E magari quanto questo abbia influenzato, cioè la cosa abbia influenzato l'altra. Allora, mi è capitato in tutte e due le fasi della vita, quella privata e quella calcistica. Quella calcistica c'è stato, secondo me, il tradimento dell'Inter, che prima mi dice, quindi verso fine mercato di agosto, andavo in scadenza, mi dice: puoi restare, ti rinnoviamo il contratto. E quindi a due giorni mi fanno esordire in Champions League, mi fanno giocare nel preliminare di Champions League, e poi mi sento tradito, che mi dicono: guarda, puntiamo più su Adriano e Martins, che sono più giovani, vai. E solamente che facendoci giocare quel turno preliminare non potevo più andare in squadre che giocavano Champions League e Europa League, quindi andai al Crystal Palace. Quindi quello fu un tradimento, secondo me, calcistico, che si poteva evitare. Nella vita privata ho subito un tradimento che mi ha scosso nella vita, però da
quando mi succedono queste cose nella vita sto male per un periodo lungo, però poi credo di più nell'amicizia piuttosto che nell'amore, perché queste robe ti aiutano a crescere, perché stai così male che capisci che comunque da quel dolore devi prendere sempre le cose positive. Degli insegnamenti. E quindi poi mi sono ripreso alla grande, lei un po' sa la mia storia, e quindi poi mi sono veramente ripreso alla grande, però sono stato male per tradimenti, sia di cuore che calcistici. Ora, per come sono io, credo che il tradimento potrebbe quasi essere all'ordine del giorno, nel senso che noi, per quanto mi riguarda, io vivo ogni tipo di professione, di attività che seguo mettendo al primo posto il lato umano. Non riesco a essere un uomo che vive attività o cerca di crescere professionalmente senza mettere tutto me stesso. Quindi quando accade questo, succede di conseguenza che il tuo comportamento rivela chi hai davanti. Sì, sì, è vero. E quando riveli chi hai davanti, viene fuori, magari prima in segreto e poi pubblicamente. Perché essendo personaggi pubblici siamo esposti. Sì. Assolutamente. Siamo esposti costantemente al condividere con gli altri rapporti. Che appunto, come dici tu, essendo personaggi pubblici è difficile tenere il privato privato. Assolutamente. Per quanto si possa provare. È quasi impossibile, e secondo me, proprio nel rispetto di chi ti segue e chi si fidelizza, tu devi un po' condividerla, perché lo devi alla tanta gente che fa sacrifici, che ti segue, che ripone magari anche nelle tue parole un motivo per vedere magari rivoluzionata la propria vita. Quindi tu devi qualcosa a questa gente. Io lo faccio sempre molto volentieri, ma si va avanti, anche davanti a un tradimento si reagisce. Tu prima hai parlato di destino, quindi tu credi nel destino? C'è stato qualche episodio che ti ha fatto, insomma, pensare così? Guarda, io credo nel destino, e però credo che ognuno di noi deve fare la sua parte perché il destino venga compiuto. Il tuo percorso va a incastrarsi con un cammino che, nel sentirlo dentro e essere fedele a quello che senti, viene poi rivelato. E è successo tantissime volte, è successo anche in campo molte volte. La voglia. Fa parte di una storia di tutti, poi anche noi che facciamo questo mestiere, che abbiamo fatto i calciatori, che comincia da lontano, da piccolini, e tanti vorrebbero camminare quel sentiero e capita a noi, quindi siamo già degli esempi in questo. Se voi poteste rivivere una partita della vostra carriera, quale sarebbe e perché? Inter Manchester United, perché secondo me quella partita, con un po' di fortuna, il Manchester era straforte e vince la Champions League nel 98-99, a San Siro in casa, entro al posto di Ronaldo, faccio gol, quella partita è indirizzata con degli episodi diversi, potevamo passare il turno e andare in semifinale contro la Juventus. Io Inter Dinamo Kiev Champions League, io faccio il gol decisivo, quello per la qualificazione nel girone, niente, si prende gol a 4 minuti dalla fine, fa gol a Dinamo Kiev, e noi viviamo quegli ultimi 10 minuti con tutte le due squadre in pareggio, eliminate, ognuno cerca di fare gol, nessuno dei due fa l'altro gol, e veniamo eliminati tutti e due. È una partita paradossale, ma guarda che se ne vivono tante. E tu questa vorresti rivivere? Sì. No, tra io tutte? Vorrei che con quel gol, vorrei rivivere il fatto che con quel gol fatto, sì, da me, che avrebbe fatto qualificare la nostra squadra, e non ci sia stato poi il gol degli altri che ci ha eliminato tutti. Avete qualche rito scaramantico? Avevate, cioè, insomma, facevate qualche rito scaramantico pre-partita? Io poco e niente. Spavaldi così. No, io ho una fase. Cioè, ho una fase, nel senso che io ho vinto una Coppa Italia con la Fiorentina. In quel periodo c'era un film che è uscito, che è Ogni maledetta domenica, no? Di Al Pacino, no? Passato alla storia per quel famoso discorso motivazionale prima della partita decisiva. E c'è Jamie Foxx, che è il protagonista, Willie Beeman era, si chiamava nel film, che lanciava da quarterback a un ricevitore che si chiamava Sanderson. Sanderson, davanti allo specchio, diceva sempre: sono il più forte ricevitore mai esistito sulla faccia della terra, ho la colla tra le dita. Quindi quel modo di parlarsi allo specchio, mi ricordo che mi portava a guardarmi allo specchio prima di quella finale contro il Parma di Coppa Italia e dire: sono il più forte difensore mai esistito sulla faccia della terra, nessuno mi può fare gol, nessuno mi può superare, fermo tutti quanti. Dicevo questo e pensa, ci credevo pure. Ma prima di ogni partita lo facevi? L'ho fatto in quel, diciamo, nello spogliatoio prima di l'ho fatto fare. Nello spogliatoio prima, diciamo, di semifinali e finale, ho convinto tutto il sistema, il cosmo. L'importante è convincere se stessi, giusto? E poi di conseguenza si convincono gli altri. La palla non entrava mai, non capivo perché, forse ero stato convincente. Thank you.
Allora ragazzi, qual è la lezione più inaspettata che vi ha insegnato il calcio? E poi la vita in generale, voglio sapere. Allora, la lezione che mi ha dato il calcio me la dà sempre dopo gli errori che ho commesso. Mi spiego. Io purtroppo dico sempre, ho detto una frase che ogni volta che vedo Baggio, perché è arrivato con me il 98, gli chiedo scusa adesso, perché erano uomini di esperienza, parlo di Baggio, Simeone, che ti davano dei consigli da giocatori esperti, ma di vita, di comportamenti, non solo nel calcio, ma fuori dal campo. Nel calcio, quando sei così giovane, è difficile a 20 anni essere maturi per avere tutti quei soldi, tutto quel successo, arrivi in una grande squadra, ti sfugge il mondo di mano un po'. Lì è importante anche l'insegnamento, i valori che ti dà la famiglia, sono fondamentali. Non posso dire niente, i miei genitori sono stati perfetti, tutti uomini, mio papà e mia mamma di cultura, molto credenti, mi hanno insegnato veramente, mi hanno cresciuto come un bravo figlio, però poi perdi, non è che sono diventato un diavolo, però perdi un po' la connessione della realtà, e quindi ti dico che il calcio mi ha insegnato sempre dopo, però è bello perché poi capisci a un certo punto che dal calcio, dall'esperienza del calcio, sono esperienze di vita, e quindi maturi, cresci, e quindi la tua domanda viene insieme come vita e come calcio. Il calcio mi ha insegnato anche a saper vivere. Ha influenzato sicuramente, sì. Allora, il calcio, il percorso calcistico, io mi ricordo i sacrifici di quando ero piccolo, quindi il calcio mi ha dato sempre uno stimolo per realizzare il mio sogno, e lì c'è la formazione umana, ma mi ricordo proprio esempi pratici, cioè io per andare all'allenamento, i miei genitori magari lavoravano, quando non riuscivano a portarmi, facevo l'autostop, e l'autostop dal paese a Modena, perché io vengo fuori dalle giovanili del Modena, no? Che ti preleva dal paesino. Cioè sono due o tre tappe da fare, però non è detto che dal paesino, che in provincia di Reggio Emilia, arrivi al campo del Modena d'allenamento. E io non sono mai andato una volta a fare l'autostop con il dubbio che non sarei arrivato a destinazione. Infatti sono sempre arrivato. Quindi tu, quando hai così fede e fiducia nel tuo sogno, sai che esce uno che va a lavorare, magari ti porta a Campo Galliano, da Campo Galliano alla tangenziale di Modena, da Modena al centro, dal centro a dove ci si allena, quattro passaggi, ma non ho mai aspettato più di 7-8 minuti, eppure passava una macchina ogni due minuti, è come se avevo fiducia nel mio percorso. Quindi il calcio mi ha insegnato il rispetto dei sacrifici, il valore dei sogni e alla forza che uno deve avere per realizzarli. La vita, io diciamo così, la porto dentro attraverso l'amore e gli occhi di mia madre, che non c'è più da tanto tempo, che credo sia veramente, veramente il mio valore aggiunto. Mi porto dentro la sua dolcezza, la sua gentilezza, i suoi occhi lucidi, il suo valore dell'amore, della comunicazione, mi dà molto equilibrio, ma mi dà sempre determinazione a rivendicare da dove sono partito e quanto devi avere valori per difenderlo e onorarlo ogni giorno. Adesso voglio chiedervi se avete un rimpianto che siete disposti a condividere. Anch'io ho perso mio papà quando avevo 20 anni e lui era una persona proprio tutta d'un pezzo, regole, anche è stato un papà duro. Io ero molto cattolico e ero obbligato ad andare a messa fino a 18 anni, poi sono andato sempre, poi ho avuto un po' il rifiuto. Quindi venendo a mancare mio papà, il più grande rimpianto è che so che con quello che ti dicevo prima, sì, che ho avuto un po' il diavolo dentro, sì, ma l'ho avuto anche perché avevo questa mancanza e facevo tutto il contrario di quello che avrebbe voluto lui. Per colmare un vuoto, tu sì, pensi? E quello è il mio più grande rimpianto. E quindi è per quello magari che poi io ho avuto un percorso. Hai perso la retta via, sì, insomma. Sì, sì, sì. In una maniera un po' più, diciamo così, semplice, intesa come curiosità, l'ho già condivisa, però mi piace dirtela, calcistica, è stato che quando io, tornando a prima, no, tornai a Brescia per amore per quella maglia, sì, rinunciai a diverse situazioni, una fu quella di rinunciare ad andare a giocare a Bologna da Carletto Mazzone, che non c'è più, che è stato un'icona del nostro calcio, un uomo buono, duro, ma che ha dato un po' tanto a tutti quelli che l'hanno conosciuto, e mi chiamò e mi disse proprio il romano, au,
io c'ho bisogno di uno con i capelli lunghi che mi venga a comandare la difesa. E io non andai. Quella cosa lì, potevo andare al Benfica con Trapattoni, allo Shakhtar Donetsk con Lucescu, scelsi di tornare a Brescia, lo rifarei 100 volte, però a Carletto Mazzone dovevo forse incontrarlo di persona e assaporare di più la sua umanità. Probabilmente quella è l'unica cosa un po' che mi dispiace non aver approfondito. Ti lascia un po' con l'amaro, sì, diciamo. Sì, e quali sono le caratteristiche, le qualità che più apprezzate in un calciatore? Io lo dico subito, la testa, la mente. Non parlo del ragazzo, non lo conosce, molte volte i calciatori li guardiamo, non li conosciamo. Certo. A me piace vederlo giocare, mi piace la mente, secondo me. Cosa intendete per testa? Intendo la capacità di leggere la situazione. Essere lungimirante, tu dici. Certo, avanzato nella scelta, lucido nella posizione, proprio, magari adesso vado un po' sul tecnico. Sì, sì. Esatto. Metterti in una posizione del campo che sia d'aiuto per i compagni, saper guardare prima lo svolgimento del gioco. Penso che rispetto ai nostri tempi, ma anche prima di noi, il calciatore cosa faceva prima? Riceveva la palla, alzava la testa e giocava. Adesso prima alza la testa, poi riceve la palla, perché se alza la testa e riceve la palla sa già dove giocare. Io guardo quelle cose nel calciatore, quello che vede prima le situazioni e si colloca in un posto giusto, nel momento giusto e fa la scelta giusta. Noi ci scontriamo parecchio con Lele, Antonio, io sì. Sono all'antica nel senso, all'antica, siccome avevo un modo di giocare molto fisico, molto che attaccavi la profondità, quindi la tecnica secondo me veniva in secondo piano. Prima, però chiaramente col calcio moderno è diverso, c'ha ragione Lele, però io sono sempre attratto da Mbappé, da Haaland, cioè quei giocatori che hanno lo strapotere fisico, che magari perdono qualcosina a livello tecnico, però anche il Cristiano Ronaldo dei primi periodi, fino a 4-5 anni fa, io adoro quei giocatori che un po' ricordano quello che ho fatto e che avrei voluto fare. Quindi tu preferisci loro... un po' il fisico, insomma, la capacità, la forza fisica. Sì. Lui parla di esuberanza, di dominio anche a livello di impatto. Sì, sì. Impatto visivo. Sì. Voi avete parlato tantissimo di valori, insegnamenti, di famiglia, no? Quanto vi ha cambiato il successo in questo senso? Cioè, avete perso o modificato alcune visioni di vita? Comincio io. A me i complimenti più belli che posso avere adesso è che per fortuna ho, che chi mi conosce prima mi dicono: guarda Nico, ma come cavolo è? Sei sempre lo stesso, sempre disponibile, sorridente, positivo, comunichi, parli, ti fermi con tutti, quindi comunque non sono cambiato, perché il lavoro è... come dicevamo prima, il sacrificio è il sogno che si realizza, però la persona, io personalmente penso di essere lo stesso. E Bara, è mia premura condividere il mio percorso con tutte le persone, anzi invitarle e dedicare del tempo a più persone possibili compatibilmente con gli impegni. Com'è cambiato? È cambiato che io ho molta, molta, molta più responsabilità nei confronti degli altri. Sento totalmente il mio lavoro come una missione, da sempre, ed è sempre di più così, e sento benissimo che tutto l'amore, l'attenzione, il dissenso anche, no? La contestazione a un'opinione che ricevo, tutto quanto di restituirla con grande senso di responsabilità. Se voi poteste cambiare una regola del calcio, quale sarebbe e perché? Antonio direbbe il VAR, sicuro, devo ritornare al vecchio, una regola. Secondo me siamo andati sempre a migliorare, quindi in questo momento non mi sento di cambiare niente, penso che vada bene così. Guarda, io mi piace che adesso ci siano le 5 sostituzioni, quindi confermo una delle evoluzioni di cui parlava Nick. Io abolirei un tot di numero di palle alte nella partita. Cioè, i campanili, quelli che piacciono lì quando va a sgomitare di testa, le botte da orbi perché la palla è sempre in cielo, no, la palla va a terra. Quindi le squadre che usano troppi palloni alti, non so, ogni 10 palloni alti un corner all'avversario. Farei così. Per indurre la palla a terra. 3 metri di altezza. Se no giochiamo un altro sport.
Allora, qual è invece, adesso vi chiedo, la qualità che più apprezzate in un amico? Prima vi ho chiesto in calciatore, invece adesso vi chiedo in amicizia. Guarda, un amico, a proposito, mi dice sempre che il sole è un signore nei fatti. Perché? Cosa fa il sole? Gratis, totalmente disinteressato, ogni giorno sorge per tutti nei fatti. Cioè, non è opinabile, lo fa davvero. Allora, quello che mi permette di riconoscere un amico è che in alcuni momenti della vita, e non sono tantissimi, perché in questo marasma quotidiano tutti siamo capaci di sorridere, di dirti bravo, che ti posso venire con te a pranzo, di farti una telefonata, un messaggio WhatsApp o un like su Instagram per rimanere nell'attualità. Ma ci sono poche occasioni nella vita dove un amico nei fatti si schiera e non esita. Non può esitare, c'è il momento dove tu non hai un dubbio sul fatto che quello davanti a te è un amico. Quindi nelle difficoltà. Sì, nei momenti, quelli dove deve essere chiamato a uscire, l'amico esce, non esita e con la sua uscita lo dice anche a tutti, non solo a te. Quello in maniera più valoriale, concettuale. Poi io sono uno carnale, a me piace il tuo amico che ti abbraccia, cioè che ti stringe, sento la forza dell'amore. Ecco. Io aggiungerei comunque, quando, non solo in questi momenti, ma siccome io sono un amico e so essere amico di pochi, visto quello che mi è successo, mi piacerebbe ricevere gli stessi miei pensieri che ho per gli altri. Quindi tu riconosci attenzione in quello, no? Sì, quando riconosco un mio pensiero e lo sento vicino, di affetto in alcuni momenti che possono capire in pochi, l'abbraccio, pure io sono molto coccoloso, e quindi dei pensieri che magari ho in mente dico, oh cavolo, lui sapevo già che era un amico, però mi vuole veramente bene, non posso farne quindi a meno. Quindi tu è più empatia questa, no? Sì, empatia, però sono empatie di 20 anni, 25 anni, cioè nel senso che sono cambiate, poche amici, sì. No, degli amici che ho da 20-25 anni, anche quindi i cavalli comunque buoni si vedono, no? Sì, esatto. Sì. La prima persona a cui vi viene da dire grazie per tutto quello che avete vissuto? Mio papà e mia mamma, perché poi in più loro non capendo niente di calcio, ho apprezzato tanto, è quello che faccio anche con mio figlio, credere nei sogni, cioè per loro, mio papà era avvocato, mia mamma laureata in psicologia e filosofia, ciao. Per loro esisteva solo la scuola, quindi mi dicevano ok, questa è la tua passione, non capiamo niente, la coltivi se comunque non sgarri niente a scuola. Quindi hanno creduto e mi hanno appoggiato nei miei sogni che si sono realizzati, e quindi a loro due, a mio papà e mia mamma. Sì, io comincio da mia madre, assolutamente, perché in realtà diciamo ringraziarla vuol dire semplicemente, dal mio punto di vista, farlo ogni giorno, perché l'evoluzione è quella che lei sia dentro me totalmente, quindi nei miei comportamenti c'è sempre lei, no? Però in realtà avrei qualche persona in più, per esempio anche mio fratello, che ha un anno in meno di me, lui ha fatto una carriera in Serie C Lega Pro, non è riuscito ad arrivare ai miei livelli e quindi ha dovuto convivere con una carriera diversa, sacrifici gli stessi ma raccogliendo un po' meno, e non è facile poi, soprattutto quando esci insieme dal paese, e diciamo lui è quello che non ce l'ha fatta, tutta la vita gli hanno detto eri il più forte ma non ce l'hai fatta, e si è ritagliato meno soddisfazioni, però è sempre lì con la sua dignità andare avanti, e adesso che è, diciamo, io ho 49 anni, lui 48. E poi devo dire anche un grazie speciale, ne approfitto, a tutte le compagne che ho avuto via via di fianco a me, e io ci tengo molto, io ci tengo molto alla mia giusto, almeno non le fa litigare, non, esatto, fa litigare nessuno, vedi? Esatto. Chapeau. Alla mia, ma non insieme, alternate. No, ti spiego perché cioè dietro le quinte sopportare, no, supportare. È importante, no, sì, avere
una figura femminile, secondo me. Sì, e poi dopo non sempre le cose finiscono bene, però quel percorso lì dove io credo aver dato tanto, però devo dire grazie per quanto sono stato supportato, sopportato. Un difetto suo che è fastidioso? No, vabbè, non è fastidioso, però è, siccome è un precisino, è puntiglioso, anche un po' permaloso, quello non tanto mi piace, però puntiglioso. E invece quante cose si scoprono, siete entrati in due, uscite separati. Credimi, Ludo, questa è una bugia, No. Questa è figlia di una sua non descrizione delle cose, giusta? No, nel senso, io essendo zero permaloso, che non esiste, sono sbagliato, io lui comunque ci mette un po' di più a scazzarsi. Ma è una persona giusta che deve interagire in un mondo di persone anche con difetti e fragilità come te. In più, volendoti il bene che ti voglio, come posso io esimermi dall'intervenire? Ma sono atti d'amore che tu dovresti prendere. Vedi che non lo sai descrivere bene. Non lo sai descrivere. Di solito bene. Non sai, l'altra frase, oltre al servilismo, è padre tempo. Qui è solo padre, il tempo l'abbiamo lasciato un attimo. È il tuo turno, se vuoi dire qualcosa su di lui, qualche difetto, difettuccio. Difetti? Sì, che non ti ascolta. Difetti è che lui nel momento che sembra, sta bene a sentire, perché quella è la chiave della sopportazione rivelata grazie all'amore. E questo è il punto. Nel momento che tu sei allineato, siamo in sintonia, siamo tutti nello stesso cammino, ci siamo tutti capiti, ok? Lui ti tradisce. Lo sapevo. Lui tradisce. Ma nel senso buono. No, dei tradimenti non c'hanno cose buone. No. Lui tradisce nel senso che devi alla strada patuita. Devi alla strada ogni tanto. Si perde. Si perde. Sì. Non che perde la retta male, via. Sì. Concettualmente anche di fatto, cioè, proprio lo devi andare a recuperare, proprio prendi per i capelli nel peggio bar di Caracas. Però è proprio così. Come si può dire? La fa fuori dal vaso. Caspita, dice ci siamo. Dice abbiamo speso magari. Bene ragazzi, io andrò avanti in oltranza perché siete veramente simpatici, poi sempre sinceri. Però è arrivato il momento di un quizzettino. Allora, vediamo quanto siete moderni, no? No. Allora, bigliettini. Estraiamo un po' qua. Ah, se vi dicono fammi vedere come flexi, cosa vuol dire? No. Flexare? Sì, lo vedo da Tony quel flex. È giusto? Per te cosa vuol dire? Ma per me è un gesto. Cioè. Tipo, che gesto faresti con flexare? Nel percorso. Keep going, tu dici. È giusto o sbagliato? Ti ho dato una bella flexata, Ostentare. Vabbè, ci sta però. Ah, ostentare. Ostentare. Vabbè, però è ostentare. Ci sta. Vai. Ah, cosa vuol dire cringe? Ah, ma questo cringe sì, perché sì. Mio figlio mi dice, cringe, papà, sei cringe. Tipo, usi Instagram come un cringe. Sì, tipo, quindi vuol dire che sono sfigato, in poche parole, che sto facendo qualcosa non moderno. Sì, se no, forse no. Per essere, magari tu cerchi di essere efficace, in realtà sei un po' scadente, fuori tempo, poco, come ti posso dire? Giusto, non fuori. Fuori tempo. Sempre dei tempi moderni. Sei cringe. Sì, è un po' così cringe, sì. Comunque sei cringe, vuol dire poca roba. Per questo cringe mio figlio mi ha non seguito per una settimana. Su Instagram, ti ha tolto il follow. Mi ha tolto il per esempio, follow. Sai, così perché ero cringe. Posso fare un esempio di cringe? Sì. Che ci hanno detto che siamo stati cringe? Sì. Con Una vita da bomber, la canzone, che invece è una hit, chiaramente. Però qualcuno sì, un po' cringe. Ha pensato di cringe. Tu cosa pensi? Che sia cringe? No, Io mi astengo. Da bomber è una hit. Abbiamo cantato alla ragazza all'Arena di Verona. L'unica volta che era vuota. È vero o no? Mi chiamava il polso. Con i chihuahua questo è il bigliettino, l'ho sbagliato. Ah, bello questo. Che significa triggerare? Questa R poi. Cavolo, questo lo so sempre. Triggerare. Può essere triggerare se vai contro qualcuno? No, quello è il dissing. Ah, il dissing. Giusto, raga? Quindi togli un altro bigliettino, ho già risposto a quello. No. Triggerare. No, perché andar su è com'è quando fai così su TikTok?
Scrollare. Scrollare. Triggerare cos'è? Triggerare cos'è, raga? Provocare. Provocare. Ok. Triggerare e provocare. Vabbè, no. È un po'. Siamo antichi. No, però triggeriamo spesso. Eh sì, voi sì, cioè, è un altro termine che potete usare. Fuori dalla questura è triggerato, insomma. Ho triggerato, sì. Ma trigger ogni giorno, Allora, l'ultima. Sì. Ragazzi, vi hanno mai ghostato? Ghostato? Sì, fantasma. Ghost. Ghost, fantasma. Sai cos'è ghostare? Sapete cos'è ghostare? Sì. Faccio un esempio. Sì. Quando ti ghostano a te? Quando è che capita che sei ghostato? Quando non mi rispondono più. Cioè, magari tu sei interessato a qualcuno, questo qualcuno ti ghosta, sparisce, non ti risponde più. Come il fantasma. Lascia il visua, o manco il visua, a volte. Raga. Sì, sono quelli che, sai cosa? Sì, allora, capita magari con le donne, con l'altro più da sesso, donna. Forse. Okay. Anche con i pusillanimi capita. Ricordatelo, questo è il momento dei pusillanimi, anzi, è perfetta questa, perché adesso io farò un'evoluzione e te lo annuncio qui. Ecco, annuncia. Allora, annuncia, fai un annuncio. L'annuncio è che i servi adesso si trasformano in nascosti. Ecco perché viene fuori ghosterare. Perché cosa fanno? Ghostare. Ballano a metà tra fare pusillanimi e scappare. Perché non sanno che posizioni prendere, ma noi li andiamo a prendere, li vediamo tutti. Anche se ti ghostano. Possono ghostare, ma li andremo a triggerare. Allora ragazzi, l'ultima domanda, questa è molto bella. Cosa vorreste ci fosse scritto sulla vostra lapide? Mi tocca dire, vai. Occhio malocchio, prezziamo le finocchie. Persona giusta. Cuore buono. Bello. Allora, momento gioco, si palleggia. Palleggerete, vabbè, per voi è un gioco da ragazzi. Dalla più grande alla più piccina, siete pronti? Vai, ce n'è una più grande. Poi questi li conteremo, Li conterà. Te la do. Detta così. E si vola. Ah, però anche col ginocchio mezzo andato. Eccolo! È finita. Si vola. Questa media. Pronti? Come si fa? Non pensa con questa. Vabbè, dai. Hopla! Sì, ecco, è arrivato al sordo, dicono, nel calcio. Questa è finita. E qua torniamo al padel. Esatto, qua pronti? Litighiamo. Come Vai. Si fa con questa? Dai, questa. Dai. Non si fa, riprova. Riproviamoci, dai, Ludo. Vai, 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 dai, sì, vi do tre tentativi. Che sono buona. Oh, Lele, mi dai il merdone sempre. No, ma è impossibile comunque. Dai, l'ultimo tentativo, vai. Bravo, lì. Ecco. Questo tienilo, Ti tacco. Bella! Mamma mia, lì. Però questo se metti, in sale, la roba. Viva il food. mancava questa, insomma. Va bene ragazzi, allora, io vi ringrazio, è stato veramente un piacere come sempre. Dovete fare voi la chiusa, perché qui a Cattopagani vi presento io, ma voi vi salutate. Salutiamo tutti. Salutate voi, i nostri spettatori. E un grande saluto a tutti gli amici di Casa Pagani e si vola! Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. È stato un piacere essere qui da Ludovic.